velocità. È partito il Continentale 2005. Stacco della macchina con Passionate Camp, sopravanzata all'esterno da Turbo Sundi in bocco della prima piegata, difesa a oltranza della posizione interna per Passionate Camp, che rientra Turbo Sund a contatto spettatore interessato, e il Nino avanti a Noir Noir. 13.9 il lancio, si installa al comando Passionate Camp, Turbo Sund rimane a lato di El Niño, le sue mosse seguite da Nuage Noir in anticipo su Expo B, guadagna posizioni di dentro e il grado B veloce dalla seconda fila a precedere Nem. 29.6, 400 iniziali, Passionate Camp guida in rallentamento sulla seconda curva avanti alla coppia composta da El Niño e Turbo Sund. I 600 di gara tranquilli in 46.6, Passionate Camp leader. Quando si va al completamento del primo giro di corsa, Passionate in vantaggio, Turbo Sund al suo esterno che non ha interesse a implementare il ritmo. 33.3 addirittura la seconda frazione, ne viene fuori una questione tattica. Pariglie quando si torna a sinistra per la piegata che immette per l'ultimo passaggio davanti alle tribune prima dell'arrivo. 1.2.9 gli 800 iniziali, 1.19 addirittura il chilometro iniziale, parziali che non sono da continentale che ci si aspettava. Passionate in testa significa andamento lento e tranquillità assoluta per gli altri. El Niño non ha spazio, Turbo Sund non ha interesse a aumentare l'andatura, Nuage Noir si tiene la destra libera sull'avanzata di Exelon LB, esposta a 600 dalla conclusione dopo un mezzo miglio intermedio addirittura in 1.5. Accelera Passionate Camp, Turbo Sund in seconda corsia, El Niño in corda, in terza c'è Nuage Noir, in quarta Exelon LB, tutti quelli che vanno di fuori si scontrano col cambio di ritmo messo assieme dalla leader. Il miglio in 2.4.5, 29.8 la frazione di fronte, Passionate in vantaggio a metà della piegata conclusiva su Turbo Sund e El Niño Expo B, che infila Nuage Noir, retta d'arrivo per Passionate Camp che prende margine, Passionate che stacca e chiude, Passionate Camp, Orca Contio, Marco Nieminen, facile facile.